ragazzi, benvenuti in questa nuova parte di Wagon Victory Fire, la mia guida in italiano, la parte numero 35. Oggi andiamo a battere il campione della Lega di Tyron. Come vedete, sono tornato con la webcam, appunto nella puntata della Lega vi avevo promesso, cioè del campione, vi avevo promesso di mettere la webcam e così ho fatto. Nelle prossime parti appunto la risolverò e magari la rimetterò nell'ultima definitiva parte. Allora ragazzi, prima di andare verso la Lega vi voglio dire che se vedete alcuni cambiamenti nel livello del team è perché al termine della scorsa parte non ho salvato, ho spento la console e appunto non mi ha salvato, quindi mi sono dovuto ribattere tutti e quattro i super 4. E quindi tipo c'era Swaggy che era arrivato al 69 o al 70 e ora invece Axil al 69 e Swaggy al 68 perché l'ho battuto così. Inoltre appunto anche le mosse appunto ne ho consumate alcune invece di altre, ma direi di non perderci in chiacchiere perché la battaglia è ardua. Ho messo prima Axilla come primo membro appunto abbiamo trovato e anche il primo a dover scendere in campo per la Lega Pokémon, soprattutto per il campione, quindi direi di entrare nella porta e dirigerci verso il campione che già conosciamo dell'altro. L'abbiamo vista alle Flora Island due parti fa, ti ricordi di me? Ci siamo incontrati prima, io sono il campione di questa regione. Io so che tu sei qui per sfidarmi. Tu sei forte, io lo so. Ok, parte, signore e signori, la sfida contro il campione della Lega di Tyron. Champion Jacob vuole lottare. Ci manda contro Snorlax. Io vi dico la verità, siccome questa battaglia sarà molto difficile, io ve lo dico, la velocizzerò. Allora, Snorlax da buttare giù è davvero difficile. Pertanto io proverei con ghigliottina, che non è andato. Ghigliottina, vi ricordo, ha il 30% di chance di agire e se agisce manda a Paolo l'avversario. E proviamo con ghigliottina, così la butto lì. Non ha buon effetto. Ok, ve l'avevo detto di aver velocizzato. Lui si becca il Roil e noi ovviamente mettiamo Swaggy, perché sì. Allora, direi di fare Jump Kick, penso sia la mossa migliore da fare, esatto. Lui ha missato, il che è un bene, quindi io gli faccio la Jump Kick. Buono, Critical Hit ci voleva tantissimo, perché ovviamente ne sarebbe resistito, cioè avrebbe resistito. Axorus, allora Axorus ci sarebbe tornato molto bene, devo dire. Axilla, almeno facevo Axorus contro Axorus, però mettiamo Mario, che alla fine va bene lo stesso, perché c'ha Ice Beam. Ovviamente lui si protegge, turno inutile, cioè tra tutti e due si è buttato un turno. Dragon Breath ci ha paralizzati, meno male ho il Full Restore, anche gli strumenti li ho comprati in quantità diverse ovviamente perché non mi ricordavo, mi pare di aver comprato meno Full Restore la scorsa volta, quindi non che ci mancasse, ma oh, e che cavolo però, c'è un culo allucinante. Allora, noi non lo resistiamo, dovremmo attaccare per primi ma non lo resistiamo, quindi direi però bisogna ragionare bene. Io provavo video pompa, così proviamo video pompa, non gli fa un cavolo, ok, no, è uioso. Oh, buono, se avessi fatto Ice Beam sarebbe stato perfetto. Allora noi facciamo curiamoci, uso un Furious Storm perché se no la Hyper Potion non mi avrebbe curato tutta la vita. Questo non lo resisto, però l'ho sperato, perché questa non l'ho capita. Cioè, un po' di Vaporeon ora, almeno dopo ti ammazzavo. Allora, ora chiunque metta è uguale. Metto... no, in realtà non è uguale. Oddio, c'ha Dragon Pulse lui. Proviamo Dragon Pulse. Vediamolo un po' così. Rodo e Varane è uno dei miei membri più forti. Cioè, più... no, più forti, più veloci della squadra. Qui avrei dovuto curare. Ho sbagliato. Allora, non mi fa tanto danno. Grazie. Perfetto. Addio. Avrei dovuto mettere Varane già da prima. Ho sbagliato, allora mo Latios è un problema, ve lo voglio dire. Lasciamo Varano un attimo e gli faccio Drago Pulsar. Lui è Psichio, ovviamente ci ammazza, io questo lo dovevo mettere in conto. Allora io teoricamente sarebbe meglio che mettessi Victory che curassi Axilla, perché Axilla forse gli può fare qualcosa a Latios. Oh, che culo. Ho un po' sarifiato Victory, ma mi serve Axilla vita piena. Assolutamente. Mi serve Axilla vita piena anche perché glielo fa oltraggio. Sempre se lui non mi ammazza prima.
Qui può essere un problema questo Latios. Allora, Dragon Claw, Dragon Dance, pericoloso tra l'altro. Ah, peccato. Qui avrei dovuto fare Thunder Wave e sperare. Però lo faccio ora un po' troppo tardi, secondo me. Psyche ovviamente non ci uccide. Ma dai! Bastardo. Io ti faccio Thunder Wave. Allora, ok, forse avrei dovuto curarmi. Speriamo che rimanga paralizzato. Ah, dai, ma che sculo. Allora, però lui è paralizzato, quindi revive su Maxwell. Poi dopo, se ce la faccio, devo riuscire a curare tutta la squadra. No, revive anche su un altro, tanto dovrei farcela. Però non so se curare tutto Maxwell o no. Pensiamo se curare tutto Maxwell o no. Io vorrei del tutto Maxwell, poi vediamo. Anche se è un po' rischioso, eh. Ok, paralizzato, perfetto. Perfetto. Curo anche altra gente perché almeno dopo è meglio. Hyper Beam, vabbè. Axilla ci copre un pochino meglio. Allora, Dragon Claw. E dovremmo aver fatto. Critical Hit non serviva, tra l'altro. Ci siamo. Kingdra. Lascio Max, ovviamente. E gli faccio Thunder. Ice Beam, pericoloso. Qui gli avrei dovuto levare la Mega Evoluzione a Maxwell. Abbiamo paralizzato Kingdra, che è un bene. Attacchiamo per primi e Kingdra KO. Abbiamo avuto anche molta fortuna, devo dire. Allora, qui mi serve. Qui devo ovviamente revitalizzare. Chi ha più attacco speciale? Victory o Varana? Allora, vediamo un pochino se lo trovo magari Varana. Boh, ma dov'è Varana? Era proprio in fondo. Allora, 192 Victory, 170 Varana. Allora, quindi, morale della favola, io metto Victory, anche se è un po' pericoloso. Cioè, metto, lo curo. Curo Victory. Lui, non ho idea di che mosse ci possa avere. Anche se Victory è davvero rischioso, perché è un pochino lento. Growth. Vabbè, siamo in attacco speciale. Per sicurezza cura anche Varana. Growth ora diventa davvero pericoloso, quindi facciamogli Thunder Wave, penso sia la mossa migliore. E mo curiamo un pochino tutti. Curo Victory al massimo. Growth, ora ci ammazza, ora ci fa il culo davvero. Facciamogli Dragon Claw davvero a sto giro, perché ci fa il mazzo, se no. Ma è davvero? Ah, c'ha le robe. Ma è perché si è aumentato l'attacco speciale se alla fine. Cioè, sto Formon davvero sta un po' triste, Sceptile. Ora, ovviamente resisterà dell'altro, però. Perché ora lui si cura, io gli faccio Fire Blast e. Se tutto va bene. No! Flamethrower. Ah, peccato. Peccato, non so neanche se attacca per primo o no. Tra l'altro, il caso ha voluto. Leaf Blade ci fa pochissimo, ok, benissimo. Scusate se sto commentando così un po' alla cavolo, ma sono un po' in difficoltà. Allora, qui ci serviva assolutamente Mario. E io me lo curo. E io me lo curo, anche perché c'ha Hydro Pompa, che direi va benissimo. Tra l'altro mi sa che è il suo ultimo Pokémon. Ha missato ipnosi, coglione inumano. Crunch. Allora io gli faccio anche Psyche. Te la sei voluta. E mo con Hydro Pompa speriamo che vada a po'. E dovremmo aver finito. Bene. Dovremmo aver finito, sbaglio. Perfetto. Abbiamo sconfitto il campione Jacob, ragazzi. 16.800, che è tutti sti soldi. Oddio, sono meravigliato. Ora vieni con me e. Siena? Io ti ho visto, Matti. Tu hai sconfitto questo grande ragazzo. Ora sono veramente sicura che tu hai imparato la sua lezione. Che tu avevi imparato la sua lezione, ok? Lui non è il migliore allenatore. Ma che lui aveva imparato la sua lezione? Non ho idea, forse non ho letto bene. Ogni modo, congratulazione, Matti. Siena, per favore, non chiamarmi grande ragazzo, big boy, ok? Matti, è qua, ora. Matti, seguimi. C'è ancora una cosa da fare. Ok, appunto, entriamo. Ora ce lo dico a lui. Questa sala,
Questa è dove vengono segnati i record che i Pokémon, insomma, di quelli hanno battuto la Lega. È qui che i campioni della Lega vengono onorati. Esiste, no, Kaman non so come tradurlo. Esiste il tuo nome allenatore che ha trionfato sulla Lega Pokémon e i nomi dei Pokémon che hanno combattuto con te. Ok, momento sempre emozionante, lo dire tutte le volte che finisco questa serie, davvero, cioè finisco, che arrivo a questo punto sono davvero emozionato. Ci sta salvando ovviamente, quindi bene così. Axorus, Axilla, il nostro Axilla livello 69, Salazzol, Varana livello 69, poi c'è Maxwell, il nostro Mega Ampharos, Mario, il nostro Floatzel, Swaggy, il nostro Scrafty, che non avevo mai preso mai, e ultimo ma non per importanza, Victory, il nostro Vittini. Benvenuto alla sala d'onore, nella sala d'onore. E davvero ce la meritiamo, il team di questa serie è davvero uno dei più fighi. Uno dei più fighi. Matti, 50.098, tempo 61 ore e 41 minuti. Questo vi fa capire quanto ci sto allenando i Pokémon, davvero. Ora, titoli di coda, come sapete bene, io nei titoli di coda mi metto a parlare a tu per tu con voi, anche se non sarà la fine del let's play. Per questo ho messo anche la webcam. Il Live Platinum l'ho messa dopo perché i titoli di coda appunto non c'erano, ma qua che ci sono ci tengo particolarmente. Ringrazio davvero tutti voi per aver visto fino a qua questo let's play, questo fantastico let's play che è stato Pokémon Victory Fire e che sarà ancora Pokémon Victory Fire per un'altra decina di parti più o meno penso. E davvero sono contento di aver portato questo gioco, sono il primo in Italia a portarlo e adesso è arrivato fino a questo, oddio scusate, fino a questo punto, quindi fino alla Lega Pokémon. E averla battuta, sono il primo in Italia, youtuber ovviamente, ad averlo fatto e sono davvero contento. Ho visto davvero dei numeri impressionanti sotto i video di Pokémon Victory Fire, cioè impressionanti, vi dico la verità, io lo dico sempre in tutte le mie serie, sarò ripetitivo alla fine delle mie serie, però appunto i miei numeri alla fine sono relativamente piccoli. Odio fare il gesto delle virgolette, ma ormai l'ho fatto. E sono piccoli. Cioè non ho cifre enormi, quindi anche vedere una cinquantina di visualizzazioni, una decina di commenti sotto alcuni video davvero mi ha fatto un enorme piacere. Non sapete quanto mi ha fatto piacere, quindi appunto questa serie l'ho portata davvero volentieri perché c'è stata anche una grande interazione. Ho cercato di rispondere un po' o meno a tutti, non che ne avessi tantissimi, però ci tenevo a rispondere a tutti anche in un breve tempo. Commenti positivi e commenti negativi a tutti. Li ho accettati davvero tutti, tranne quelli offensivi che li ho accuratamente rimossi. Ringrazio davvero, lo ripeto, tutti voi per avermi seguito fin qua, non sarà la fine della serie. Allora, non so se questa serie continuarla, quindi arrivare fino alla fine. Cioè, ovviamente arriverò fino alla fine, però volevo dire, non so se arrivare fino alla fine in questa stagione. Quindi non so se continuare a lavorare nel mese di giugno oppure ho fatto un live platinum e riprenderla a settembre. Ditemi voi, assolutamente ditemi voi, qui mi sono l'orologio intanto tanto per cambiare. Ditemi voi, se no io tra l'altro volevo anche finire Ash, Bandy e Tensei Trilogy prima dell'uscita di GTA Unity Fueled, ma la vedo un po' difficile, anzi la vedo impossibile. E quindi nulla, io davvero vi do appuntamento quindi a una prossima puntata sia di questa serie o di un'altra. Ditemi voi davvero nei commenti, la metterò come domanda del giorno, se volete continuare questa serie nel mese di giugno oppure la riprenda a settembre. Se non sbaglio sono arrivato al fine dei titoli di coda e quindi The Hand, ma in realtà no, ormai ve l'ho già detto.